Eccoci di nuovo qui con Giorgio Ciofini, che è con noi a presentare la Rosa Amaranto. E abbiamo appena parlato di difesa, di portieri e di difesa, passiamo ora al centrocampo. Nella tua ipotesi di centrocampo ci sono, come è normale, quattro titolari e quattro rincalzi, che chiamare rincalzi mi sembra esagerato, perché in realtà sono di valore simile a quello dei titolari. Ma nel centrocampo la gioca a tre, quindi ci sono sei. In questo momento ho sbagliato io, gioca a tre. E quindi ci sono sei giocatori, tutti secondo me interessanti e quasi di pari valore, per cui credo che proprio qui cioè il nostro allenatore Dal Canto, che secondo me è un valore aggiunto, ha più possibilità di scegliere, quindi può essere, diciamo così, più problematica la scelta, perché in mezzo io credo che quel ragazzino, a me piace tantissimo, Basit, sia proprio molto molto interessante e abbia dimostrato già in queste prime partite la sua capacità di adempiere ad un compito che prevede sia la difesa che diciamo l'impostazione. A questo proposito direi che sia tecnici che società hanno idea che questo ragazzo possa sfondare veramente. Beh, le premesse sono così, sono interessanti, sono molto interessanti. Poi dietro c'è un certo Salifu che io credo, quando sarà guarito, giocherà proprio in quel ruolo. E quindi abbiamo lì una coppia davvero davvero importante. Salifu si sta già allenando con la prima squadra, no? Sì, si sta già allenando con la prima squadra e speriamo che effettivamente possa rientrare presto, per dare un contributo di esperienza sicuramente. È un giocatore che, se è solo al 90%, può fare la differenza. Sì, e quindi lo aspettiamo tutti con piacere. Le altre due coppie? Le altre due coppie sono anche queste, diciamo, ben difficilmente da scegliere, perché sono, diciamo, quattro titolarissimi, per usare un linguaggio sarriano, potrebbero essere quattro titolari. E sono appunto Foglia e Tassi da una parte e l'altra parte Serrotti e Buglio, io credo. E per quello che mi riguarda sono centrocampisti che possono dare anche un bel contributo in fase offensiva, perché tutti si sanno inserire molto bene e possono trovare la porta, come ha dimostrato Buglio nella prima partita, perché non ha fatto un gol banale, intendiamoci. Scera e ha tirato una botta da posizione piuttosto defilata, che ha fulminato il loro portiere. Quindi secondo me ci sono, diciamo, quattro centrocampisti che possono dare un contributo importante anche in fase realizzativa. E non saranno soli, perché uno di quelli fuori è Benucci. E poi, appunto, l'abbiamo citato prima, Benucci è un giocatore che può adattarsi anche a un centrocampo a 5. Ora martedì andiamo a Pisa e ho visto la partita, loro giocano con il doppio centravanti. Questo mi dà anche adito a parlare di un ragazzo, dico Borghini, che potrebbe essere un altro centrale che in certe occasioni potrebbe essere impiegato, perché io non vedrei male, per esempio, contro il Pisa anche una difesa a tre. E in questo caso io non so, cioè qui facciamo, diciamo così, del fantacalcio, perché lui ormai ha trovato il suo modulo, eccetera. Però, insomma, secondo me l'Arezzo ha tutte le possibilità di attuare anche un 3-5-2, che questo consentirebbe anche a Cutolo di stare più vicino al centravanti, e che è uno dei problemi per cui il nostro allenatore Dal Canto ha varato il cosiddetto modulo storto, no? Okay. Infatti veniamo alla cosa, al nodo centrale, perché tanto in tutte le squadre quello che più affascina anche i tifosi è l'attacco. Nel caso dell'Arezzo c'è un attacco anomalo, diciamo così, chiamiamolo anomalo, dove non c'è un pilone vero e proprio centrale, ma ci sono dei giocatori di movimento esterni come seconde punte, come se ci fossero due seconde punte, Belloni da un lato e Cutolo dall'altro, no? Che poi sono intercambiabili. Quindi il vero pericolo per l'avversario sembra più in questi due uomini che nel centravanti puro, perché a centravanti noi abbiamo due giocatori promettenti, ma che per il momento faticano ad andare a segno più che altro.
Del resto l'ultima parte della campagna acquisti è stato dominato da questo tema e si sa bene, Pieroni ha cercato fino all'ultimo Floro Flores e io credo, a parte Floro Flores a parte, che non era possibile, era un'operazione impossibile, che con una punta centrale che assicura la doppia cifra, questo Arezzo potrebbe avere anche delle mire importanti, ma restiamo con i piedi a terra, che quest'anno è il primo anno del progetto, benissimo, partiamo a fari spenti, che questo ci agevola. In ogni caso, credo che davanti abbiamo due dei titolarissimi che non si possono, secondo me. Uno purtroppo si è fatto espellere e ha rimediato due giornate, perché Belloni e Cutolo, secondo me, devono essere in campo, perché sono due giocatori. Questo anche secondo l'allenatore. Ora, Belloni non era ancora in condizioni, per cui l'ha fatto subentrare a Lucca, però è effettivamente un giocatore che fa la differenza lì davanti, come Cutolo. Non era assolutamente una critica dal canto, sì, che conosce benissimo le condizioni dei giocatori meglio. Io guardavo in prospettiva e credo che Belloni e Cutolo sono due giocatori che ci fanno fare a questo Arezzo. Uno è capitano e quindi lo conosciamo tutti, l'altro è un giocatore che ha fatto anche la B, spesso e volenti, fino ad ora ha fatto quasi sempre la B e che ha dei numeri importanti e che soprattutto ha delle accelerazioni, sia con la palla al piede, sia con i lanci, che permettono alla squadra di cambiare passo e quindi di essere più pericolosa. Ultimi i centravanti. E i centravanti ci vuole pazienza, come dice sempre dal canto, sono due ragazzi che devono crescere. Tu che vedi sempre gli allenamenti, mi dicono che Brunori ha una tecnica notevolissima, che però deve acquisire, diciamo, deve finalizzare. Anche Persano, ma sai, Persano è un 96, quindi rientra tra gli under, quindi la società forse ha un certo anche interesse a far giocare più Persano, no, ma comunque al di là di questo io sospendo il giudizio perché ancora è troppo presto. Secondo me sono due ragazzi che hanno potenzialità importanti, entrambi secondo me sono bravi da un punto di vista tecnico, cioè il Brunori lo vedo con più garra, giocatore più esperto, l'altro secondo me tecnicamente e fisicamente offre anche di più, però ha più caratteristiche, però diciamo è un po' più, io dico, si diverte un po', giugiolone, ecco, lo vedo, non lo vedo con quella garra che ci vuole per proteggere palla, far salire la squadra. Ancora gli manca un po' di grinta, diciamo, ha più un modo di giocare da giovanili. Sì, ecco, forse, cioè, deve entrare in campo secondo me con più rabbia agonistica. Allora, chiudiamo qui e diciamo quali sono le potenzialità di questo Arezzo secondo te. L'ho già espresso in parte, quando ti ho detto che Pieroni ha cercato una punta da doppia cifra, con quella punta forse l'Arezzo poteva puntare molto in alto. Io ho visto il Pisa, che è una squadra molto accreditata, non mi ha fatto, devo dire, una grande impressione. Certo, basta, fermiamoci qui sul Pisa. Partita. Fermiamoci qui sul Pisa perché martedì ci dobbiamo andare a giocare, ne parleremo. Ok, andiamo in pubblicità e poi avremo un incontro con il vicepresidente Massimo Anselmi.